Giorno un cazzo, guardate. Posto per i disabili. Due persone ci hanno parcheggiato. Chiaramente, non essendo disabili, a me queste cose mi mandano. Dicevo che da me queste cose mi mandano un bestia. Perché non è che voglio fare la morale, ma siccome quella signorina lì che ci ha lasciato era non camminava, stava su una carrozzina, e andando in giro con lei ti rendi conto di quanti muri invisibili ci sono, che noi non ci rendiamo conto, ma in realtà cioè non è facile, cioè veramente non è facile. Quindi più ci si mettono i stronzi che fanno così, e proprio mi sale dentro un nervoso che veramente, guarda. Vabbè, comunque è solo un po' per sensibilizzare. Magari se vi capita, parcheggiate 500 metri più avanti, 300 metri più avanti, non cambia un cazzo, raga. Poi io, vabbè, con questi gamboni grossi cammino come un toro. Vabbè, adesso un attimo pranzo e poi tra poco si torna da nonno Faustino, perché oggi ci abbiamo da fare una cosa. Video precedente, tanta roba con la zia Gianna, sempre con noi e sempre con me. Ma da me mi pare di sognare oggi. Cioè, so fermo al barberino, mi si avvicina uno. Ah, bella sta macchina, ma proprio tu l'hai fatta così, cioè l'hai voluta tu così. Io gli dico no, mi ci hanno appiccicato le figurine la Panini. Poi gira intorno la macchina, raga, preparatevi. Io mi sono messo anche la cintura perché ha detto una cazzata che io gli volevo da quattro schiaffi. Si avvicina, guarda la foto del nonno qua, penso sulla sinistra, fa: ah, ci hai messo anche i Pacciani. Gli ho detto: ma sei serio? Gli ho detto: ma perché quello non è Pacciano, i Pacciani gli assomiglia. Gli ho detto: ma sei serio? Ma tu sei serio veramente? Gli ho detto: ma va via, perché proprio guarda. Io, boh, ma te pare la gente così ignorante e stupida? Cioè proprio mi gira proprio il culo, mandassero a fanculo. Cazzo, puoi pensare che uno mette Pacciani sulla macchina? Tanti non lo, cioè, lo sanno in tanti, che magari più giovani non lo sanno, ma è uno che manco vi voglio di quello che cazzo ha fatto quel cazzo dei delinquenti. Quindi lasciamo perdere, guarda. La cosa che mi fa più paura, ragazzi, è che questo non scherzava. Se era una battuta di cattivissimo gusto, proprio pessimo gusto, da vomito, era un conto. Perché tanto, vabbè, pensi a tonto, eh. Ma questo è doppiamente tonto. Questo, secondo me, se fanno una gara, se va una gara dei tonti, lui arriva secondo. Sapete perché? Perché è tonto, non ce la fa nemmeno, arriva primo. Cioè io veramente sono allibito. Vabbè, basta. Eccolo! Stai a mangiare qui? È bella! Mi fa male, che stai a mangiare? Ma una gamba! No! Guarda un po'! Ma non è la papo! Contento sono tornato? Beh! Ti sono mancato un po'? Un po' sì! Quanto? Tanto! Da 1 a 32 quanto? 33! Fermati! Eccola! Quanto ti sono mancato? Tanto! Tanto! Quante Ave Maria hai detto? Tante! Quante Paternosse? Tanti! Tanti? La Cristoteca come sta? Tutto a posto? Bene, tutti, bene! Tutti bene, stanno! Bisogna pregare! Che bisogna pregare? Il Signore, la Madonna! Poi? Mica fa come te che vi sei andato a fare il corso! La mia Federica, te la do questa della capote! Da via! Da via, eccolo! Dove andiamo? A fanculo! Dove andiamo? A fanculo! Dove andiamo? A fanculo! Oh! Sei contento? E sei come no, ma cammina perché... Oh! Dov'è? Colonculo! Dio campo! No! Vedi, guarda la tavoletta! Guardate lì! Ah, dove cammini? Ma è tutto fermo! Ma qua fa... E beh, e loro infermi, tu... Ste scrofe a Milano quant'è innalti? Perché? Ho mannato un sedile dietro! Mi hanno fatto tocca davanti! Ma non si dice, ma mo manco così ti sta bene! Ma come sai io? Metto a me mi sta bene, ma... Ma... Sto dietro! Dove la metti la mano? Tira su quell'affare! Dove la metti la mano?
Ma perché? Va bene? Scendo là. No, no, vai, tira avanti, vai. Vai, senti. Resta fermo, Dio, scalzo. No, scalzo no. O no? Ci senti? Ci senti o no? Ne strilla. Perché? Perché sento bene. T'hanno alzato l'apparecchio. Ah, che seppia. T'ho detto ne strilla. Parla piano. Non se ne vergogna sta macchina di scorreggia così. Perché? Ma senti che bombe che fa. Ma almeno puzzano? Puzzano o non puzzano. Le bombe sempre bombe. Ti ricordi quel venerdì? Ma quale venerdì? Quello che mi hai fatto la scoreggina sulla macchina, no, ti ricordo. Ma sta zitto, fatto scemo. La scoreggina. Fermati, Dio, cazzo. No, ti ho aggiappato il cincillà. Fermati. Ah. Fermati, Dio, campo. Ma perché? E te rompilo io. Ma fammi sentire la pressione. Ma tocca il culo. Fammi sentire la pressione. Dammi un par di coglioni. Ma tocca il culino bene. Abituare a queste cose, Allora, quando urli tu. Ne è uguale? No, io non urlo più. Come non urli più? Non urlo. Perché? Ma mo quando ti abitui a riurli un'altra volta. Scusa, che mangi il caffè d'orzo con i cracker al rosmarino? Ma com'è possibile? Beh, quello. Ma non ce li metti i cracker al rosmarino? Guarda che fatto. Ma io non ho visto, ma questo che piatto è? Scusa, Oh. E di fatto non è un piatto, è una tazza. Dimmi voi com'è possibile uno che mangia il cracker con... Guarda, caffè d'orzo, il cracker... Al rosmarino, uno schifo che... E ma voi cazzo mie! E te trema il braccio. Ma a me non mi trema niente. Che te trema? Niente. Che te trema? Un par di coglioni. Ma come fai a mangiare st'antrocca? Come fai a mangiare st'antrocca? Guarda che lavoro. Un'altra volta. Guarda che lavoro, guarda. Beh, guarda bene, guarda il piatto tuo. Che io veramente non ho... Mancava un po' mangiare alle 19:30. Ah, che bello. In Umbria, 7:30, si magna, o no? E beh. Tu che hai mangiato? Io ho preso il caffè d'orzo. Mamma mia. Con i crack. Con i crack, con che? Con che? Con i crack, sì. Con? Oh, vaggi a fanculo, va. Oh, e quanto mi mancava soprattutto sto vaffanculo. Ragazzi, mi mancava anche sta temperatura. Quanto ci sta uno? Stiamo a 25 gradi e mezzo. Cioè, ma tu ti rendi conto 25 gradi e mezzo manco a Santo Domingo ci stanno? Ma ti rendi conto? Oh! Ma io a Santo Domingo non ci muovo. Manca Ibiza 25 gradi e mezzo. Ma non può manca un giorno Ibiza. Manca Ibiza 25. Te sei squaglia al cincillà. Mannaggia che rispondo! Oh! Dammene un pezzino, no? Che te lo scotta ancora, mi rompi i coglioni! Dammene un pezzo! E adesso, quanto è presa? Non lo tocca con le mani che mi fa schifo. Allora con i piedi. Non lo tocca. Andiamo a fine. Aggiornamento 26 gradi. Incredibile. 26 gradi. Vabbè. Fammi venire a dormire con te. Come no? Fammi venire a dormire con te. Fammi venire a dormire con te. Nel fatto pensierino che cominci a venire. Io continuo a andare a dormire. Va a dormire che una bella succa. Come? Femmana! Come? Femmana! Come? Col pelo nero riccio, lungo! Ma quanto lungo? Più è meglio! Ma perché? Mannaggia la... Oh! Te la levai! Che vuol vedere? Ah! Voi sto potete lì! Chi è? Mannaggia... Chi è? Amedeo! Allora vuol vedere Amedeo a 26 gradi, è come se lo vedono da Cuba, guarda!